Buonasera giardinieri, giardinieri, come on, venite qui con l'AgriCoach che questa sera parleremo dei tre motivi per i quali, ciao Catalina, come stai? Tre motivi per i quali non potete assolutamente mancare la sera del 25 maggio alle ore 21 al corso Passaparola Innestato. Ciao Daniele Dinucci, buonasera, buon sabato a tutti. Avete fatto bene a non andare a spasso, perché insomma è meglio stare con me che andare a spasso con le vostre mogli, fidanzate, amiche, amanti, figli, no? Insomma, almeno un po' di formazione serale, due chiacchiere, diciamo. Ciao Giacomo, non ci vedevamo da qualche giorno. Oggi sono in piedi i giardinieri, sono in piedi perché devo ancora fare 8.000 passi e quindi ho detto la faccio in piedi. Ho questa nuova inquadratura. Ciao Caterina Amodeo, buonasera, benvenuta. Il tuo nome non mi sorge nuovo, sei una giardiniera, hai un'azienda del giardinaggio, vivaista, di che cosa ti occupi? Se ce lo vuoi dire ci fa piacere, perché ci piace conoscerci tutti, capire da dove ascoltate, anche perché si risparmia e si guadagna con te, bravissimo. Daniele, si risparmia nell'andare a cena e si guadagna con le strategie che vi dico in genere tutti i giorni e che soprattutto vi dirò il 25 maggio alle ore 21. Chi non si fosse iscritto, tipo Caterina Amodeo, che non lo so, non perché ci sono più di 400 iscritti. Ciao Caterina, sei una giardiniera? Sei una titolare di azienda? Sei una vivaista? Sei una garden designer? Perché queste informazioni qui... Grande Luigi Peccarisi, buonasera e benvenuto. Collegatevi, lo so che questa sera in tanti sarete a spasso, ma la vedrete poi registrata. Facciamo due chiacchiere così, scioltezza, ho preso il tabellone per variare un po', uno per stare in piedi e uno per variare un po', se no sto sempre seduto, mi piace essere così più dinamico. Io ho un orto e sono di Reggio Calabria, un orto, cioè coltivi, sei una... hai una partita IVA, quindi hai un business collegato all'agricoltura oppure fai l'orto così per passione? E quindi comunque può essere gradevole, interessante aspettare. Ciao Alex Monteleone, sei arrivato ottavo oggi, è gravissimo. Ciao Cristiano Stangoni, mi sembri nuovo, benvenuto in questa diretta. Oggi spiegherò come mai, anzi tre motivi, per i quali è impossibile che un giardiniere che tiene alla salute della sua azienda non venga il 25 maggio a vedere il corso Passaparola Innestato. Ci sono problemi nel collegamento mio? Aspettate, ho la passione. Ok, vediamo un po'. Ho cambiato la connessione, ho il treppiedi stabile. Ciao Cristiano, sei un giardiniere anche tu? Se sei un giardiniere... rispondi, batti un colpo. Ciao Costantin Bleaga. Oggi partiamo. Ora, allora, io poi vi spiego delle cose. Oggi non vi darò delle nozioni, vi dirò perché dovete venire. Però siccome io tutte le sere, no, vi parlo, vi spiego le cose, vi aiuto, tengo alla vostra crescita per professionale che si traduce poi in crescita anche economica e quindi se si guadagna di più si vive anche meglio, che non, senza essere venali, quindi ho bisogno del vostro aiuto, ok? E vi faccio una domanda. Allora, innanzitutto vi presento perché sono delle persone nuove, ok? Sono Alessandro Di Fonso e sono l'esperto numero uno di marketing tagliato appositamente per giardinieri, ok? Quindi mi occupo, la mia missione, il mio compito, il mio ruolo nella società è quello di aiutare i giardinieri a guadagnare di più e a vivere quindi una vita migliore. Ciao Rafa Esposito, buonasera, come stai? Come stai? Io sono un giardiniere hobbistico, ok, questa sera abbiamo hobbisti di tutti i tipi, bene, ci fa piacere, perché tanto comunque è piacevole il discorso, i ragazzi che seguono e che commentano sono tutti simpatici, svegli, brillanti e in gamba e quindi ci divertiamo, no? Invece di andare a spasso ci divertiamo. Quindi sono l'esperto numero uno di marketing per il giardinaggio, perché ho fatto, per chi non mi conoscesse, per 10 anni proprio il giardiniere, ho fatto giardini in tutta Italia, partendo dal livello quello più basso, che è arrivare fino a livelli altissimi,
E nel frattempo ho implementato delle conoscenze di marketing, okay, facendo più di 40.000 euro di corsi, sia in Italia ma andando anche all'estero, perché in Italia è un tema che non è molto trattato bene, se si conosce molto poco e anche i formatori, diciamo, arrivano fino a un certo punto, e quindi ho deciso di prendere l'aereo e di volare più volte all'estero. E ho unito queste due cose per portare una ventata di novità, che okay, nel mondo del giardinaggio. C'è qualcuno che mi ha definito lo Steve Jobs del giardinaggio. Mi piace ripeterlo perché ovviamente stimo Steve Jobs e quindi nuovamente a un anno di distanza dalla mia entrata gamba tesa nel mercato, il 25 maggio cambierò nuovamente la storia di questo settore, okay, portando un'innovazione, andando a parlare di un nuovo modello di passaparola. Okay? Vi spiegherò perché dovete venire, ma prima, soprattutto per quelli che magari vedono meno le dirette e che non mi conoscono, dovete sapere che chi porta novità nel mondo in genere, avviene in tutti i settori, molto spesso non è compreso, ok? O non è capito. Galileo Galilei stava per finire a rogo, ok? Perché diceva che il Sole era al centro del sistema solare, ok? Perciò si chiama sistema solare. Non è che io non abbia clienti e seguaci, questo è chiaro, ma la maggior parte dei giardinieri, e purtroppo perché la maggior parte delle persone non capisce, spesso nelle sponsorizzate che faccio appunto per lanciare i miei corsi, insultano. Quindi questa sera ho ricevuto, ogni sera c'è un insulto, potremmo fare la rubrica l'insulto della giornata, ok? In un post dove dicevo che se la tua azienda non cresce non puoi ambire avere le attrezzature migliori, ok, oltre ad altre cose, una persona per protestare o per insultare dice: guarda, io fatturo meno di una merda, ok, parole testuali, ma sono abituato, cioè quando dovete sapere che quando fate pubblicità voi vi esponete a questa gente qui, no? Ai leoncini da tastiera. Allora lui ha scritto: guarda, io fatturo meno di una merda, ok, ma ho tutte le attrezzature migliori, tutte le motoseghe migliori della Stihl, ok? Prima di proseguire però, cari giardinieri, cari amatori, cari hobbisti, è necessario mettere il like a questa diretta, non perché io sia vanitoso, ma perché poi più giardinieri lo vedono e quindi favoriamo l'evoluzione nel mondo del giardinaggio, perché quello che dico, insomma, è piuttosto avanti, sono conoscenze che io prendo dall'estero, dove i miei discorsi, quindi di marketing, giardinaggio, migliorare nella vendita, sono portati avanti, oramai sono già vecchi praticamente, cioè sono negli Stati Uniti, cioè ce ne sono 20, 30, 40 di formatori di marketing per il giardinaggio e ci sono oramai da 10, 15 anni, quindi cioè, oramai sono vecchie. In Italia è una novità, perché tutto quello che riguarda la vendita, quello che riguarda il marketing, arriva sempre molto dopo. Perché in Italia c'è ancora il concetto che se uno fa un buon prodotto o fa un buon servizio, si vendono da soli. Nulla di più falso, ok? È vero che c'è il passaparola, ma nello spiegarvi i tre motivi per cui dovrete venire, grande Catalin, come stai? Barsala. Buonasera, metti like. Vediamo a quanti like siamo, controlliamo se tutti quanti hanno messo il like. Questa sera mancano un po' di abitué, ma saranno a svagarsi con le loro mogli e i loro figli. O magari ci raggiungeranno a breve. Sono qua, sto guardando solo quanti like avete messo. Eccolo un abitué. Valentino Russo, buonasera. Come stai? Allora, vediamo un po'. Siamo a 11 like, molto pochi. Per favore, chi non ha messo, lo metta, per cortesia. Ripeto, non perché io sia vanitoso, ma perché serve per far diffondere di più questo post e per avvisare più persone possibile del corso del 25 maggio, che è gratuito, ok? Cioè, non sto parlando di una cosa che dovete venire a vedere e pagare, è gratis. Quindi sarebbe proprio un insulto alla conoscenza, un insulto all'evoluzione dire: no, io non vengo perché non mi interessa. No, cioè, io posso capire che qualcuno possa essere scettico, ma prima di essere scettici
venite a vedere di che si parla e poi dite no, secondo me non va bene, secondo me va bene, può essere interessante, oppure lasciamo un punto interrogativo, vediamo un po' che succede in seguito. Per chi fosse entrato ora, tipo Catalin, tipo Valentino, stavo raccontando l'insulto della giornata, perché dovremmo fare una nuova rubrica prima di iniziare le dirette e farei di parlare appunto dell'insulto della giornata. Ad un post sponsorizzato è arrivato il solito giardiniere, in questo caso un tree climber, ok? Eccolo, Alexandru Calanios. Calanios? Forse Calanios suona più greco. Metti il like, mi raccomando, Alexandru, e poi stai qui a ascoltare. In un posto dove dicevo che se uno non ha tanti clienti o se non ha i prezzi piuttosto alti e non guadagna tanto, non fattura tanto, ha poca liquidità per comprare le migliori attrezzature, che cosa che è abbastanza logica, però siccome il giardinaggio è un settore illogico, ho avuto questa risposta fiera proprio. Grande Sami Casabai, una risposta fiera di questo tree climber. Che dice, parole testuali, magari se trovate le sponsorizzate la ritrovate anche, e trovate anche la mia risposta, dice, io fatturo meno di una merda, ok, però ho tutte le migliori attrezzature della Steel, ok? Allora io non volevo nemmeno rispondergli insultando, perché già questa sua risposta era un doppio insulto, e vi spiego perché. Allora, uno, perché fatturi meno di una merda, ok? Quindi lui in autonomia, dove sono? Ciao, in autonomia si vede dritto? Si legge dritto? Sì, si legge dritto. Me lo dite se si legge dritto? Mi dite se mi ascoltate, per favore? Ho messo la camera per lungo, così inquadro più, e forse non mi vedo io però. Quindi se per cortesia mi dite se mi ascoltate, se mi sentite, forte e chiaro, mi fate un piacere, così io mi sciolgo, ok? Ok, perfetto, Rafa Esposito. Rafa Esposito, a proposito, ti hanno risposto, tu hai fatto una domanda, poi non c'è stata una risposta. Aspettavi la proposta? Cosa vuol dire che fattura meno? Cosa vuol dire? Forte e dritto. Grande Roberto Massai. Oramai sempre più presente. Praticamente tutte le sere. Così mi verrà il torcicollo però stasera. Quindi aspettavi una proposta di un giorno? Dimmi sì e poi finiamo il discorso tra di noi, che non mi piace parlare singolarmente con le persone. Però penso che ci siamo capiti. Va bene, ti mandiamo la data. Però dopo il 25, che ora è un casino, non c'ho un secondo di tempo. Guardate che sto facendo. Sono qui a preparare la roba per voi. Guardate che bello questo microfono. Ok? Questo è un filtro pop. Serve per smorzare le P, ok? E le S, penso, perché se voi senza filtro poi è troppo secco il suono e si sente male. Questo è un microfono Blue Yeti, 129 euro. Per dire che poco, 129 euro è un grande prodotto, favoloso. Per chi vuole fare podcast, per video, registrazioni, via dicendo, ve lo consiglio. Lo usano molto i gamer su YouTube, sì. Quelli che non hanno un cazzo da fare, i gamer, che si rovinano la vita in quelle cose là. Allora, Giacomo Argenti diceva, che vuol dire che fattura meno di una merda? La merda, giustamente, la merda non fattura, ok? Questa è una domanda piuttosto lecita, quella, la tua. Però vuol dire che fattura molto poco, ok? Fattura poco. E ha detto, tu da solo ti sei doppiamente insultato, perché hai detto da solo fatturo meno di una merda e due, compro le migliori attrezzature, ok? Si autodisprezza, sì. Allora, per la foga, no? di insultare me, si è autodisprezzato. E quindi ho detto, guarda, non ti voglio nemmeno rispondere bene, perché ti sei auto-offeso due volte. Ora vi dico perché due volte. Però scusatemi, devo trovare una soluzione a questo. Ecco, facciamo così che forse è meglio, perché sennò vado sempre fuori. È difficile. Infatti chiedo anche a voi un consiglio. Anzi, cioè, cerchiamo di capire bene insieme, no? Le motivazioni che stanno dietro
questi errori di valutazione, chiamiamoli così. Quindi, se fattura poco, questa persona ha poca liquidità, ok? Poca liquidità. Quindi, se voi avete un'azienda, ok? Se voi avete un'azienda e avete poca liquidità, pochi clienti, pochi soldi, che cosa fareste? Avete già le attrezzature, avete già le motoseghe, avete già i tosaerba, i decespugliatori. Che cosa fare? Come spendereste questi soldi? Li spendereste comprando una nuova motosega, la miglior motosega sul mercato, o pensereste di prendere gli ultimi soldi o i pochi soldi che abbiamo per spenderli in qualcos'altro che mi porti ad avere una crescita aziendale? Come trovi che con la motosega forse? Cioè, effettivamente un'opzione potrebbe essere: io compro una Steel con la barra da 50, vado in una zona piena di giardini, entro con la motosega in mano e trovo i clienti. Li obbligo a fargli il giardino e a pagarmi sotto minaccia della motosega. A questo serve avere pochi soldi e comprare attrezzature, giusto? Con quale sistema raggiungo le persone? Ok? Come faccio? Cioè, se io ho pochi soldi, ho poca liquidità, ho un problema. Ho due possibilità. Ho più clienti, ho più soldi, quindi prezzi più alti dai clienti. L'abito non fa il monaco, mi piace. Più soldi dai clienti che ho già. L'abito non fa il monaco. Questa è un'altra fissazione dei giardinieri che io vi devo smontare, ma l'ho smontata tante volte, ma non finirò mai di ripeterla. Anzi, faccio bene a ripetere perché è repetita iuvant. Okay? Un'altra fissazione, un altro paradigma, un'altra convinzione errata dei giardinieri è che avere ottimi attrezzi significa essere professionisti. Ok? Avere tutta l'attrezzatura, avere tutta l'attrezzatura, ok? Avere tutta, ora ti rispondo Valentino, avere tutta l'attrezzatura, ok? Firmata, ok? Non significa essere professionisti, poi bisogna saperlo usare, bisogna avere le conoscenze, bisogna saper riconoscere le piante, bisogna saper accoppiare le piante, unirle, fare delle composizioni, bisogna saper fare un impianto di irrigazione, non basta avere il soffiatore turbo della Steel. Ok? Quindi un'altra convinzione falsa. Valentino Russo dice: coach, my climbers non le interessa, sono in regime dei minimi, lavorano sempre per altri giardinieri, quasi sempre in nero. Ok, però per quale motivo, Valentino, se io fossi un climber, no? Ciao Daniela Quagliarello, come stai? Non sei una giardiniera, lo so, ti conosco, però ti saluto con piacere. Se io fossi un climber, no, mirerei a essere il climber più pagato d'Italia. Cioè, a parità di lavoro, visto che devo arrampicarmi tutti i giorni sulle piante, e visto che è un lavoro fisico, no? Perché uno mette le corde, magari scivola da un ramo, fa cose illegali. Il nero, purtroppo il nero, l'Italia, le aziende italiane si inciampano le radici, vabbè, quello che uno inciampa nelle radici degli alberi. Però se fai il climber tutti i giorni, molto probabilmente hai anche un rischio ancora più elevato di farti male. Di magari stirarti una spalla, di tirarti un tendine. No, io non mi sono mai arrampicato. Ho pensato di fare il corso di tree climbing, poi ho capito che non lo puoi fare una tantum. Sì, puoi anche imparare la tecnica, ma poi è una cosa che devi fare tutti i giorni, okay? E quindi era inutile. Però se tu fai il climber e ti fai male, e ti puoi fare più male di uno che lavora anche a terra col toserba, hai chiesto due spicci lavorando in nero, magari non hai fatto l'assicurazione, se ti fai male, che cosa fai? Che cosa fai? Quindi, Valentino, lo so che sono a regime dei minimi e che fanno tutto quanto in nero.
sì, sempre in due, ma non, molto spesso non vanno in due i climber. Io pochissime volte ho avuto la necessità del climber, pochissime, proprio perché non potevi portare manco il ragnetto. Mettete like, chi è entrato ora metta like, perché ho visto che siamo su pochi like. Ok? Come minimo. Niente, fallisci e mangi alla Caritas. Pure, ma magari non fallisci. Cioè, rimani che proprio non puoi lavorare. Magari vai a fare un altro lavoro, sei fortuna. Se magari sei abbastanza giovane per poterti reintrodurre nel mercato del lavoro, perché in Italia non è facile, ragazzi, quando arrivi anche dopo 40-45 anni e magari hai sempre fatto un certo tipo di lavoro, reinventarsi non è semplice. C'è Luigi Nardi, ti mordi dove non arrivi, sul culo. Quindi lui era proprio fiero di dire: fatturo meno di una merda, ma compro le migliori attrezzature, perché la soddisfazione è quella di avere le belle attrezzature, non la soddisfazione di avere un'azienda che poi sia in grado di darti delle soddisfazioni professionali. Allora, vediamo un'altra cosa. Si vede qui sotto? Sì, si vede ancora. Vediamo un'altra cosa. Cioè, quando noi... se noi siamo giardinieri, vi faccio un'altra domanda. Se noi siamo giardinieri, tree climber, manutentori, impiantatori di irrigazione, che cosa facciamo? Ciao mamma, buonasera. È arrivata mia mamma, Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao Mattia Feo, anche Mattia Feo c'è. Poi dire, oggi stasera pieno di donne, Mattia Feo, Assunta Marinelli, poi abbiamo Caterina e prima ce n'è Daniela. Ne abbiamo tante questa sera. Ah, ciao, eccolo, anche Angelo Bisetto Trevisi. Per chi non lo sapesse, Mattia è la mia fidanzata, che si chiama Mattia, ma è una donna, non un uomo, anzi una bellissima donna. Però io non ho nulla in contrario, insomma, riguardo a certi tipi di rapporti, ok? Tra l'altro la siamo proprio in tema di questa roba qui, quindi ci mancherebbe. Però, per non farvi confondere, io lo specifico senza offesa per nessuno. Vi ho fatto una domanda. Se noi abbiamo un'azienda di giardinaggio, che cosa facciamo? Cioè, qual è il nostro compito? Se facciamo il tree climber, se facciamo il manutentore. Ve lo dico io, vendere servizi, ok? Lo vedete? È uscito un po' fuori camera. Vendiamo servizi. Grande Angelo, grazie altrettanto, mi fa piacere vederti. Vendere servizi trovando nuovi clienti. No, che cosa... Quando noi vendiamo servizi, che cosa dobbiamo saper fare? Alex, che cosa dobbiamo saper fare quando noi vendiamo servizi? Vediamo, faccio così, vediamo se si capisce. Si vede? Si vede abbastanza grande, mi date la conferma? Si riesce a leggere? Purtroppo devo prendere una camera più grande, giardinieri. Ok? Ve lo dico io. Quando noi vendiamo servizi, che cosa dobbiamo saper fare? Dobbiamo saper fare, erogare il servizio, ok? Quindi essere esperti nel fare il servizio che stiamo proponendo, quindi esperti qui, esperti di potatura, no? Esperti di realizzazione giardini, è chiaro, e dobbiamo essere anche degli esperti venditori. Ok? Vendiamo la nostra professionalità. Esattamente, che spesso non c'è per noi giardinieri, quindi non sanno né vendere né hanno professionalità. Spesso, ma non sempre. Voi che siete qui a guardare, lo so che voi siete bravi, perché se no non sareste qui a guardare, perché una persona che è curiosa le cose le impara, ok? Quindi bisogna essere
Nella vita, quando noi lavoriamo, cari giardinieri, la questione vendita, devo trovare, mi metto così mentre non scrivo, così non ho problemi. La questione della vendita è, cioè tutti dobbiamo saper vendere, pure se lavoriamo in un'azienda. Senza screditare nessuno, dipende. La vendita, ci sono varie tecniche che prevedono di screditare le persone. Ci sono tre tipi di screditamento, okay? Però ne parliamo. Sono cose molto avanzate, sono cose che voi vedete fare costantemente. In Italia lo fanno molto i politici, okay? Che comunque vendono la loro immagine, okay? E fanno delle azioni di screditamento verso la loro concorrenza. Okay? In Italia il fatto di screditare un concorrente, che non significa insultare un concorrente, quella è un'altra cosa ed è sbagliata e maleducazione. Il fatto di screditare un concorrente, forse è troppo alto questo, se lo abbasso è meglio, mi è anche più stabile. E si vede anche meno la pancia. Sì, così si vede meno la pancia, è anche più stabile. Il fatto di screditare un concorrente è a volte fondamentale, caro Giacomo, perché se tu vuoi avere successo sul mercato, devi essere un giardiniere differente da tutti gli altri, ok? Perché se sei uguale a tutti gli altri è più difficile che tu venga notato, ok? E a volte per mettere in evidenza la tua differenza con gli altri vai a utilizzare delle leve che un po' vanno a screditare. Dici, io sono l'unico giardiniere che fa questo, e quindi già che dici l'unico vuol dire che gli altri non lo fanno. Denigrare è una cosa diversa, che denigrare non va bene. Quelli che mi insultano sulle sponsorizzate mi stanno denigrando e non va bene. In alcuni casi commettono anche reato. Tante persone commettono reato insultandomi, okay? Perché tu non puoi dire che io sono un truffatore, che okay? Non mi ricordo ora come si chiama quel reato penale, ce l'ho sulla punta della lingua, non mi viene. Okay. Però quando nella vendita il fatto di screditare la concorrenza è usata, addirittura ci sono tre tipologie, okay, di questa cosa qui, però non ne parliamo, okay. C'è una diciamo più light, una media e una molto pesante. Diffamazione, bravo, non mi viene la parola. Reato di diffamazione c'è, non so se è penale o c'è l'ammenda pecuniaria, sicuramente 1000 euro e non so se ci sono 6 mesi di carcere. Okay? Che poi non ci va nessuno, diffamando. Quindi, tornando al discorso di prima, bisogna, quando uno vende servizi, deve sapere sia vendere che fare servizi. Nel momento in cui non sappiamo solo fare servizi e non sappiamo vendere, abbiamo una gamba meno, cioè è come se corressimo su una gamba sola. Ok? Poi c'è chi è portato naturalmente nel vendere, no? C'ha, diciamo, un piglio migliore, ci sa fare di più, e ci sono queste persone qui, ok? Però, vi sembrerà strano, è penale in base al caso, sì, forse su... Ma sul web penso che sia identico alla realtà, ok? Sì, non è una cosa bella. Cioè, quelle persone che insultano, mi dicono che sono un truffatore, potrebbero essere punite penalmente. Ma intanto mi diverto, gli faccio uno screenshot e gli mando la foto, gli dico, guarda, ora io ti denuncio e tu passi guai. Lui si cacca addosso, leva il post, chiede scusa, io scherzo, perché non ho tempo per ora di fare queste cose. Poi metterò proprio uno adibito. Pagherò una persona che tutto il giorno guarda gli insulti e va a fare le denunce. La vendita, cari giardinieri, è fondamentale. Vi stavo dicendo, vi sembrerà strano, ma ci sono veramente milioni di libri di vendita. Quindi perché la gente scrive libri di vendita e perché le persone comprano libri di vendita? Perché la vendita è un'abilità come le altre. C'è chi ce l'ha, diciamo, insita, okay? Chi ce l'ha già dentro, ma si può comunque migliorare se sei già bravo, si può imparare se non lo sei, perché in tanti casi sono tanti giardinieri che non lo sono assolutamente bravi. Okay?
Tra l'altro, la vendita, vi dicevo prima, serve in qualsiasi situazione, anche se voi siete dipendenti di un'azienda. Perché quando siete dipendenti di un'azienda e volete far carriera, voi non fate altro che vendere voi stessi. Ok? Dovete vendere voi stessi. E le stesse tecniche di vendita che uno utilizza nel vendere un servizio, come nel caso del giardinaggio, applicate nel settore o quando tu sei dipendente, okay, ti permettono di vendere la tua professionalità, le tue capacità e quindi meritare una promozione. Okay? La vendita è la prima cosa, anche nel nostro campo, e signori, mi dispiace dirlo per voi, mi dispiace per voi. Ciao Simone Furco, benvenuto e bentornato. Io ho visto che tu sei stato distolto ho visto che sei stato coinvolto nel gruppo professionisti del verde che dicevano, no? Che cosa dicevano? Dicevano che io sono uno scemo, che sono un truffaro, ridevano, hanno messo una mia foto. Che cosa stanno facendo lì dentro? A parte che io ho le spie e quindi so tutto, ok? E guarda, tu sei un bravo ragazzo, Simone. Non ti fare influenzare da quella gente lì. Sappi, e l'ho già detto, c'è una diretta apposita, che la maggior parte delle persone sbaglia. Okay? Quando tu vedi che tante persone pensano in un modo, il miglior modo che tu possa avere di agire è fare l'opposto. Okay? Perché la maggioranza sbaglia, sempre. Dopo ti metto in risposta al tuo saluto un video in inglese, bellissimo, dove c'è proprio la dimostrazione scientifica di questa cosa. Sei uscito dal gruppo, grande, grande, sei un altro, sei uscito, ti hanno bannato. Ecco, in questi casi una delle cose migliori che uno possa fare per crescere è uscire dal gruppo professionisti del verde. Ma non perché io voglio insultare Cesare Cipolla, che l'altro giorno è entrato in diretta e ha detto che io dico stronzate e insulti vari. Anzi, come dicevo, Cesare Cipolla potrebbe essere anche degno di stima, perché insomma, lui ha creato, penso, l'IPB, Valentino, Cristiani, Antonio, forse l'ha creato, mi pare che l'abbia creato Cipolla, quindi ha comunque delle iniziative come Demo Green, quindi sono delle cose molto apprezzabili. Dovrebbe fare solo un piccolo sforzo di capire. Anche tu, Alex, ok, tu pure eri lì dentro, eri in IPV, Alex, non pensavo di no. Ok, quindi ha fatto delle cose apprezzabili, che okay, dovrebbe avere un po' più di educazione e un po' più di apertura, che okay, e già c'è predisposto. Quindi io non voglio denigrare loro, che comunque hanno fatto una cosa bellissima, ma dico una cosa molto semplice che riguarda sia i giardinieri, ok, ma qualsiasi altro settore. Ovunque voi andiate a pescare, la maggioranza sbaglia sempre. Quindi se siete indecisi su cosa fare nella vita, vedete quello che fanno la massa e fate l'opposto. Ok? Non fate come le mosche. Avete presente le mosche quando vi entrano dentro casa? Le mosche, no? Che tu hai una finestra con un'anta aperta e una chiusa. Cioè la mosca qua, la mosca continua a sbattere contro il vetro, ok? Cioè, invece, tutte le mosche sbattono contro il vetro, voi dovete fare la mosca bianca che esce dalla finestra, ok? Poi nessuno costringe nessuno a seguire. Il problema è che ci sono delle dinamiche di invidia e anche di percezione, ok? Del fatto che siccome io parlo di giardinaggio, il giardiniere può essere solo colui che si mette la salopette, le scarpe con la punta di ferro e va in giardino. Per carità, io l'ho fatto per tanti anni fisicamente, mi sono rotto tutte le ossa, non ho più la schiena, ora se mi casca il pennarello devo chiamare gli aiuti per farmelo prendere, che mi sono fatto male a tutto, niente di gravissimo, ma mi sono disintegrato. Okay? A 32-33 anni, ora ne ho 45, anzi no, era... più in là, ok, qualche anno fa è stato, dopo che avevo già smesso di fare giardiniere fisicamente, un inverno da novembre a gennaio, quando fa freddo, ok, che i muscoli comunque sono più contratti, io la mattina non riuscivo più a alzarmi dal letto. Dovevo chiamare la mia fidanzata Mattia, che vi ricordo che non è un uomo, ma una bellissima donna, e anche una persona, è magra ma di piglio e forte.
mi doveva tirare lei su, perché io non riuscivo dalla posizione orizzontale a venire su. Poi una volta che venivo su mi mettevo in piedi, ok, e scaldandomi partivo. Ora questa situazione con le 5 tibetane, Tonino, sì, lo comprerò dopo il lancio, dopo il corso lo compro, guarda, veramente voglio tornare, ma già sto tornando nuovo, anche oggi sono andato a correre, anche se oggi mi cedevano le giunture. Quindi tornando al discorso che abbiamo iniziato, faccio i complimenti ufficiali a Simone Furco, perché già staccandoti dalla massa, già non sentendo più quelle persone che ti influenzano in scelte fondamentali nella vita, hai fatto un passo avanti e quindi sei verso un'evoluzione sicura. Mi raccomando, non ci tornare più, perché tanto lì di roba buona non trovi niente. Intanto, giusto per apertura mentale, 3 sopralluoghi, sono andato vestito bene, bravo, perché il giardiniere è anche un imprenditore, no, ha la partita IVA. E quindi, secondo voi, faccio un'altra domanda, perché negli uffici di alto livello, in banca o in certi luoghi sono sempre tutti giacca e cravatta, ok? In banca o nelle assicurazioni, perché? Perché la persona vestita bene... Ora, non dico che sia obbligatoria la cravatta, ma la persona vestita bene dà più affidabilità. Tant'è vero che i truffatori, quelli bravi, sono vestiti bene, con giacca e cravatta. Ok? Quindi, se io devo affidare un lavoro da 100.000 euro, da 50.000 euro, da 60.000 euro, lo affido più volentieri a uno che viene vestito bene. Ok? Poi, se devo affidare una siepe da 2 metri, da 50 euro... l'affido pure al vecchino con l'apino, sperando che non si faccia male, perché magari mi lavora in nero. Iniziato pure io, bravo, ma è importantissimo, ragazzi. Cioè, noi siamo dei professionisti, che oggi ho scritto, la mail che ho scritto oggi, è sempre sul tema passaparola, ok? Quindi dei lati negativi del passaparola. Quando noi arriviamo per passaggio di parola, siamo, come dice, come sto ripetendo di continuo, eccolo Fausto De Rose, buonasera, il nome più bello per un giardiniere, Fausto De Rose, il cognome più bello, Fausto De Rose, eccolo qui, Raghiga, sempre vestito bene, bravo Rafa Esposito, giardiniere con infradito non è gradito, grande, fa pure rima, bravo Raghiga. Raghiga, ti posso chiamare, ce l'hai un diminutivo? Perché se Raghiga, Nicusor, viene Raghi, come ti possiamo chiamare? Ti guardano in modo diverso, certo. E immaginate, se chiamano più persone, arrivano 3 giardinieri tutti sporchi, interrati col furgone. Nico, oh, meno male, Nico, grande Nico. Arrivano 3 giardinieri tutti sporchi di terra, per carità, il lavoro, non è che non si può essere sporchi di terra. Io pure ho sporco di terra, c'avevo la terra tra i capelli quando tornavo a casa. Col furgone sporco, oppure uno arriva con una macchina normale, vestito, no, motorino va bene, a meno che tu non abbia uno scooter scassato, oppure diciamo una bella macchina, un mezzo in ordine, no, va bene il motorino. Se oggi sono sopra la Cremona a Milano, devo accorciare la localizzazione, grande, no, i pantaloni corti sul lavoro non si possono guardare. Bene, quindi sta girando Valentino, dammi conferma. Se Raghiga Nico si riferisce ad una storia passata, un personaggio era a lavorare in infradito, ho detto tutto. Ottimo il motorino, sì. Io... Tu dove sei Rafa? Tu dove sei? In campagna? Ma mica sei a Napoli? A Napoli penso che senza motorino non puoi andare. Cioè, con la macchina è impossibile a Napoli, ma tu non sei di Napoli, sei di Sorrento, dove sei? Sì, sì, gira, bene, 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 dillo a tutti quanti, Valentino, che gira, Sorrento, ma Sorrento è più tranquillo, c'è traffico. Vabbè, comunque lo scooter, il motorino è comodo, oh, se, a meno che tu non vada col ciao scassato di tuo nonno, con le borse quelle di paglia intorno al sedile, ok? Vi stavo dicendo, col passaparola, il fatto che voi venite passati in parola, che quindi siete più o meno amici, conoscenti di quello che è passato il vostro contatto... Gentilissimo, mi capita una cosa strana, quando vado vestito bene a vedere un giardino la gente mi parla in italiano, quando vado vestito da lavoro la gente mi parla in dialetto, non è così ragazzi, cioè quando voi andate vestiti bene siete un professionista, quando andate vestiti da giardinieri, e questo è anche un problema della cultura del verde in Italia,
Perché in Italia, porca puttana, cioè in Inghilterra, il giardiniere, io ragazzi c'avevo il motorino brandizzato, poi l'ho venduto per fare un corso di marketing. In Inghilterra, se tu dici sono un giardiniere, ti fanno la genuflessione, ok? Ti trattano come quando in Italia dici che sei un ingegnere, ok? Che in Inghilterra avviene questo. In Svizzera, ad esempio, c'è anche un'ottima percezione del giardinaggio, del giardiniere, perché diventare giardiniere in Svizzera è più difficile di prendere la laurea in Italia. Che devi fare un esame durissimo con riconoscimento, mi sembra che tu debba riconoscere 40 o 50 specie e forse non puoi fare nemmeno un errore. Ora non vorrei dire una cazzata perché me l'hanno raccontato le persone che ritengo affidabili, che a Monza praticamente, quando ho fatto l'esame da giardiniere certificato, ma è durissimo, ok? In Italia purtroppo, siccome non sono ignoranti solo i giardinieri, ma sono ignoranti anche i committenti. Che per questo io vi esorto a imparare a comunicare e a fare marketing, perché se voi educate i vostri clienti al bello, che a fare lavori fatti bene, loro non chiameranno il vecchino o lo scalzacane, chiameranno dei professionisti, perché capiranno che come spendono soldi per la borsa di Prada, è giusto che spendano soldi anche per un giardiniere che gli faccia un lavoro bello stile Prada, ok? Cioè il gusto del bello deve essere trasferito anche al giardinaggio. Quando noi andiamo appunto col passaparola, vestiti male, che succede? Noi arriviamo lì come lo scopafoglie, ok? In un altro commento del cazzo, un siciliano che non era un giardiniere, era uno che pagava, cioè uno che assoldava giardinieri, quindi era un avvocato o qualcosa del genere, me lo ricordo ancora quel commento, ma per fare il giardiniere ci vogliono i corsi, tanto i giardinieri sono solamente scopafoglie, che è scritto in dialetto, che okay? In dialetto siciliano, e lui era un avvocato, poi sono andato a vedere che tipo di preparazione avesse. Ale, che c'è? Ale, che è successo? Ma che succede, mamma? Dimmi. Spero che sia qualcosa che si possa dire in diretta e non... ignorate, no, ma ragazzi, questa è la percezione. Cioè, quando voi andate su un cantiere come giardiniere classico, come giardiniere vecchio stampo, cioè prima c'è il costruttore della casa, il oddio, come lo chiamano qua? Lo chiamano lì, non l'imprenditore, lo chiamano. Oggi non mi vengono le parole. Va bene, ma è sabato, tutti i giorni ho lavorato per il vostro corso. Anche di avvocati ce ne sono tanti al giorno d'oggi, sì, è pieno, ma anche gli avvocati iniziano a fare marketing, questo è bello, capisci? Mamma, non capisco, sono concentrato a parlare, non posso capire. L'impresario, grande Roberto Massai, l'impresario. Quindi prima viene l'impresario, ok? Impresario barra muratore. No, capocantiere è il Nico, è il, diciamo, è il direttore dei lavori. No, quello viene prima del giardiniere, il capocantiere. Il capocantiere dell'azienda di costruzioni viene sicuramente, per importanza percepita dal nostro potenziale cliente, prima del giardiniere, ok? Poi abbiamo l'idraulico, poi abbiamo l'elettricista, ok? E in ultimo... Che poi non ci sono altre forme di lavoro che vanno su un cantiere, in ultimo viene il giardiniere. Ok? Perché il giardiniere ragiona così. Io fatturo come una merda, mi compro le attrezzature, non me ne frega niente, sono un ignorante, non so parlare, vado sporco di fango sul cantiere, falegnami, serramenti... sì, pure falegname è una star, ragazzi. Cioè il falegname che fa roba rifinita è una star nelle casse serie, non so se vi è mai capitato di fare dei lavori, insomma, importanti, le ville, strutture, alberghi, cioè il falegname che fa i mobili su misura è Dio sceso in terra, che okay? Il giardiniere gli deve allacciare le scarpe, e la colpa questa è anche vostra, che okay? Ora non vostra qua che siete qua, ok, vostra del giardiniere,
questo problema qua viene accentuato ancora di più quando si arriva col passaparola. Okay? Quando voi siete là col passaparola, siete praticamente un pari del vostro cliente, se va bene, però al vostro cliente c'è soldi in mano. Quindi voi siete pari e vi prostrate, okay? Perché volete, temete, no? Che poi qualcosa vada storto e lui non sia soddisfatto e non vi paghi tutto. Non avete assolutamente autorità. Cioè, quante volte, ditemi, ora mi rispondete per favore tutti quanti, quante volte avete davanti l'architetto, Simone, l'architetto vola. L'architetto vola, più dell'ingegnere, l'architetto vola. Sono stati in certi cantieri dove c'era l'architetto che non capiva un cazzo di giardini, okay, che voleva opinare sul giardino. Cioè, non perché forse ha visto una volta Gardenia o forse ha visto qualche libro di architettura del paesaggio. Cioè, veramente, non capiva niente, ma come tanti architetti paesaggisti, parliamoci chiaro, io ho lavorato su un progetto di un architetto paesaggista come esecutore, cioè lui non aveva la minima idea di quante piante andassero messe a metro quadro. Cioè, non è che tu prendi libri e non funziona così. Tu le piante le devi piantare, devi vedere come crescono e poi ti rendi conto con l'esperienza. Anche noi diciamo la nostra, la ciliegina sulla torta. Bravo, è questo che volevo dire. È questo. Idem, terrazzo a Monza. Tu, Simone, sei di Milano? Milano-Monza? Da niente non viene niente, bisogna studiare. Molti sì, molti sentono arrivati, mi domando dove, stessa esperienza. I paesaggisti, brutta razza, ragazzi, non si fa di tutto il buon fascio, ok? Ci sono quelli bravi e ci sono quelli ignoranti. Il nostro Giacomo Di Rocco, che è nel gruppo, è un bravo paesaggista che sul cantiere le capisce le cose e conosce le piante, ok? A Brianza, provincia di Como, ok, quindi siete là a Milano, cazzo, c'è la zona con più concorrenza sicuramente in Italia. Milano non si scherza, a Milano bisogna andare in giro col coltello fra i denti, eh? Siete in tanti. L'architetto voleva togliere i cipressi una mila incanti per mettere le pa. Vabbè, quello non era un architetto, a robè, quello era uno scemo, quello era un pazzo. C'era uno da radiare dall'albo. Non era un architetto quello sicuramente. Cioè, era un architetto un po' meno matto, ecco, cioè, magari dei cipressi, dove era? No, non era Bolgheri, voleva tagliare i cipressi di Bolgheri per mettere delle palme. Sì, la cultura, ma l'errore di, a parte le palme, no, che diciamo il cafone arricchito si fa la villa e ci deve mettere le palme, no? Perché pensa di essere a Miami o a Los Angeles. Quasi alle mani. Lo dovevi uccidere e sotterrare sul cantiere. Con alcuni errori elementari da paura. Sì, ma perché gli architetti si sentono spesso, ma non i paesaggisti. I paesaggisti a volte sono inesperti. Io ho notato che sbagliano la densità di piantumazione. Voleva mettere gli alberi alto fusto sulla fondatura. Beh, quella roba lì, sotterrare sotto una palma, sotto la palma, sì, però fuori dal giardino, sotterrato. Sì, allora, a me una volta mi è capitato, sono stato a fare una consulenza da agronomo per... Sentite che consulenza che ho dovuto fare alla Procter & Gamble a Pescara. Sentite che consulenza. Praticamente avevano rifatto delle strade internamente, avevano scavato con lo scavatore e a due pini che erano, diciamo, in punta a un'aiuola, avevano tranciato sia le radici davanti scavando, ok, sia le radici laterali, una a destra e una a sinistra, cioè dei pini con delle chiome grandi, non erano grandi, erano pini di 15 metri, ok, non erano pini di 25-30 metri, avevano tranciato sia le radici davanti che le radici laterali, ok. Allora mi hanno chiamato per dire, scusa, ci fai la consulenza per, a parte per entrare a Procter & Gamble,
praticamente sono andato normale, vestito normale, bene. Mi hanno portato uno stanzino, mi hanno fatto mettere le scarpe con la punta, solo se vuoi camminare lì dentro ti devi mettere le scarpe con la punta di ferro che ti danno loro, ce l'hanno per tutti, l'elmetto, anche se cammini in una strada vuota dove non c'è niente, devi avere questi accorgimenti qui. E ciao Giovanni Anzaldi, benvenuto, parliamo di giardinaggio allo stato evoluto, ho fatto una rima anche io, come il giardiniere in infradito non si è mai capito. No, li ho fatti abbattere, no. Ho detto, scusami, mi fai una consulenza? Gli ho detto, ingegnere, non c'è bisogno di fare una consulenza qua, cioè, vede, c'è una chioma enorme su due lati. Ciao, piacere, benvenuto. Poi i pini non si ribaltano proprio mai, il pino domestico, proprio una pianta che non si è mai vista ribaltata, no? Figuriamoci se gli mancano le radici su due lati su quattro, ok? Torno al discorso, passaparola percepito come amico e non come professionista, è un casino. Arriva, non arriva l'architetto, ma arriva il cliente che ne sa più di voi. Quante volte vi è capitato di essere nella posizione che il cliente ne sa più di voi? Quante volte? A me tante volte. Io ragazzi, io vi dico le cose per esperienza e non mi vergogno ad ammetterle. Come io vi dico che ho fatto lavori di altissimo livello in tutta Italia, bellissime e tutto quanto, vi dico che ho fatto anche lavori di merda e vi dico anche che in alcune situazioni quello che vi dico di fare, prima di impararlo, l'ho sofferto pure io. Quindi se ve lo dico è perché l'ho provato e non me ne vergogno, perché è normale. Quando tu arrivi come un pinco pallino qualunque sul cantiere perché ti ci ha mandato un amico e sei considerato come lo scopafoglie, arriva la signora che ha aperto una volta gardenia per sbaglio e sa più di te perché tu sei uno scemo, tu sei un giardiniere che non ha studiato e quindi fai il lavoro manuale, ok? E questo invece si può correggere, cari giardinieri, uno con il passaparola innestato, ancor di più con le strategie di marketing che insegno io, facendo un buon sito come quello di Valentino Russo, che come quello di Alex Monteleone, non so se ce ne sono altri, che solo dal sito, andateli a vedere i loro siti, ragazzi, se volete postare i vostri siti così, così capite cosa significa avere un'immagine, un qualcosa che parla di voi, ok? E che quando voi arrivate, chi va trovato dal sito, va aspetta, cioè non va aspetta come uno sfigato, no, sta arrivando uno che cazzo è un professionista perché l'ho visto dal sito, che mi racconta questo e quell'altro, ok? È già un enorme passo avanti. Oltre poi agli strumenti di sponsorizzazione per trovare più clienti, che poi se uno li sfrutta bene veramente fa il botto, ok? Sì, l'ho fatti, cioè non io fisicamente, io faccio la strategia, faccio il brand, faccio il naming, faccio tante cose. A me un cliente ha detto che non sapevo fare solo perché avevo letto troppi libri, addirittura. Grande Francesco Califano, buonasera, come stai? Come stai? L'avete passato questo esame di fitopatologia, di antiparassitari? Capito, giardinieri? Quindi voi dovete andare dal vostro cliente non come lo sfigato scopafoglie. Voi, e l'ho scritto nel post di oggi, dovete essere, avete presente lo specialista? Tutto bene. Maurizio, come sta? No, io scrivo tutti i testi, c'ho uno staff che scrive i testi e il chi sono lo scrivo io personalmente, ve lo cucio sulla vostra figura, ok, professionale, con delle parole che convincono, fanno sciogliere i clienti e quando leggono quello che siete vi chiamano senza nemmeno riflettere un secondo e vogliono solamente voi. Vi invito ad andare a vedere quei siti e leggete bene i testi, soprattutto il chi sono, leggete che stile, ecco, non c'è il classico uniamo l'innovazione e la tradizione, facciamo lavori a 360 gradi e capriole a 90 gradi, ok? Quello lo lasciamo alle agenzie di comunicazioni tristi, noi facciamo un lavoro serio, facciamo un lavoro ricercato
che serve a darvi già in partenza un punto, 10 punti in più rispetto agli altri giardinieri. Bene, bene anche lui. Dopo la lezione di martedì ci sentiamo e completiamo anche il vostro lavoro. Per il copy, ragazzi, professionalità e competenza, sì. Sì, una delle mie frasi più... Una delle mie frasi più migliori è professionalità e competenza. Comunque sono contento che siete tanti stasera, nonostante sia sabato 24. Mettete qualche like, è entrato ora, metta qualche like, anzi qualche condivisione, dai. Francesco Califano, tu che condividi sempre. Alex, condividi. Roberto, condividete una volta, dai. Ogni tanto, no? Facciamo sapere queste cose a più persone al mondo. Ritorno alla frase che non riesco mai a finire. Se voi arrivate come giardiniere sfigato, anche la signora vi vuole comandare. Quindi avete presente lo specialista? Ok? Lo specialista che gli date 500 euro? Grazie Francesco. Lo specialista che gli date 500 euro per 3 minuti di visita che lui si mette nel cassetto? L'avete visto? Lo specialista che prende i soldi in nero, che non li mette in tasca, li mette nel cassetto, no? Perché sembra più fine nel cassetto, non sembrano in nero. Se li metti nel cassetto è meglio. L'avete mai notato? Lo specialista che vi prende 500 euro per 3 minuti di visita e vi tratta pure vi tratta male, non vi guarda in faccia, ok? Vi dice tutto a posto, no, stai per morire, non ti spiega un cazzo, ok? Voi andate lì e pendete dalle sue labbra, ok? Lo guardate lì così, quello dice no, devi prendere queste medicine. Ti fa la prescrizione e tu subito, bravo Alex, fai la prescrizione, no, e tu subito, non è che dici no, secondo me mi hai dato le pillole sbagliate e fossi, io magari prenderei quelle altre. No, quando voi dite, quando arrivate sul cantiere come sfigato, come passati di parola, voi magari fate una proposta e la signora dice no, secondo me io metterei quell'altra pianta perché metterei al sole, metterei all'ombra la rosa. E tu gli dici no, signora, la rosa veramente all'ombra non si mette, non funziona bene la rosa. Anche, devo dirvi, che Fausto De Rose dovrebbe sapere tutto sulle rose. Se io avessi l'azienda, se io mi chiamassi Fausto De Rose, la mia azienda sarebbe un'azienda specializzata in giardini. Fausto, se poi vuoi fare un discorso serio, vogliamo fare un'azienda seria. Un'azienda specializzata in giardini con le rose. Cazzo, Fausto De Rose è specializzato nell'utilizzo delle rose. Proprio una... Boh, cioè, tu hai una vocazione, cioè tu sei nato con un nome, quello devi fare. Per tua figlia quanto ti hanno preso? Torino, 5 minuti, 250, 300 euro. È andata pure bene. Quindi, lo specialista... No... 500 euro, scrive una cosa e voi muti, testa bassa, salutate, gli fate così la ola, lui non vi saluta, anzi vi tira un calcio e vi manda fuori, ok? Il giardiniere, no, c'è la signora che vuole mettere la rosa all'ombra, stavo dicendo che ho utilizzato in situazioni non proprio luminose le rose iceberg, veramente, ovviamente non fioriscono come al sole, ma funzionano bene, oltre al fatto che il fiore è bianco, no? In una zona di poca luce, quindi una zona ombreggiata, ovviamente un po' di sole ci deve andare durante il giorno, illumina tanto, ok? Mi sono trovato benissimo. No, ma non sto scherzando, Fausto De Rose. Ah, perché era 3 anni, altrimenti era 2,50, ok. E dove l'ha messa nel cassetto? Bene ragazzi, comunque, se voi andate, lavorate ancora col passaparola, ok, arrivate sul cantiere come gli sfigati, e gli sfigati non sono percepiti come professionisti. Voi, grazie a quello che io vi dico, il 25, grazie a quello che insegno, grazie alle consulenze, grazie ai siti che vi faccio, voi arriverete sul cantiere come lo specialista, come il medico specialista, ok? Quella gente che quando voi arrivate si deve emozionare, quello deve succedere, ok? E può succedere, perché però dovete fare
un lavoro diverso da quello che fate, se no rimarrete sempre giardinieri, chi più, chi un po' meno, magari non scopafoglie, ma sempre giardinieri. E ripeto, non è né colpa vostra né colpa del committente, è proprio colpa della cultura italiana. Alla mia segretaria dicono, e poi vi dico i tre motivi per cui dovete venire a vedere questo corso. Giro pagina, ve lo dico, e poi andiamo a nanna. Anzi, mi vado a vedere una serie carina messicana che mi pare si chiami Chi ha ucciso Sara, non so se la state guardando. Mi piacciono queste serie un po' strane, di cose intricate, di cose un po' sordide, sporche. Chi ha ucciso Sara, mi pare si chiami. Se non l'avete vista, guardatela, è arrivata la seconda serie. Quindi, visto che è sabato, stasera magari un paio di puntate me le vede. Vorrei sapere che cosa dicono alla segretaria di Luigi Peccarisi. Cioè, come ti chiamano? Su Netflix, sì. Sì, sì. Molto carina, molto carina. All'inizio sembrava che fosse tipo una telenovela sudamericana dove non recitano bene, invece veramente, perlomeno la prima serie è fatta benissimo. Cioè, giochi di tensione, cliffhanger. Sapete che cos'è il cliffhanger? E poi vi dico i tre motivi. Sapete che cos'è il cliffhanger, giardinieri? Vi dico che cos'è il cliffhanger. Ne siete vittime quasi tutti i giorni. Quasi tutti i giorni. Se guardate le serie, voi siete vittime del cliffhanger. Chi lo vuole sapere? Vi interessa? Interessa. Ma non vi interessa, perché vi dico che cos'è il cliffhanger. Il cliffhanger, ok? Giardinieri, no? Quando dico, no, che il giardinaggio... Parlavo dei professionisti tipo dottori. Ah, ok. Ok. È vero, pure la segretaria, sì, non l'hai dato a lui. Eccolo, Aronne. Ti è arrivata una mail oggi. Aronne, stavo spiegando che cos'è il cliffhanger che si utilizza nelle serie. Ok. Giardinieri, voi dovete sapere che nel diventare bravi come giardinieri... Nel diventare dei maghi del giardinaggio, e con quello che vi faccio io a livello di posizionamento, farvi crescere come notorietà, professionalità, vi andiamo a scrivere, vi scriviamo un po' tutti quanti, anche una storia. E le storie, la storia della vostra vita, come siete arrivati a fare questo lavoro, le motivazioni che vi hanno spinto a diventare un giardiniere, è roba. La gente a volte compra le storie di più dei prodotti e dei servizi, ok? Quindi avere una bella storia sulla vostra pagina Facebook, sul vostro sito, è importante. La gente gli piacciono le storie. E voi vi piacciono le storie, guardate le serie, no? Quando siamo piccoli, che cosa facciamo? Cioè, da quando siamo piccoli, giardinieri, che a noi ci piacciono le storie, quando non dormivamo, veniva la mamma e ci raccontava una storia. Giusto? Mi seguite? Aronne viene a chiudere. Aronne c'ha le chiavi della mia diretta, voi non lo sapete, viene qua a casa mia, mi chiude la diretta e mi mette a letto, ok? Viene sempre in orario chiusura, dopo pasti, orario chiusura. Quando noi eravamo piccoli e avevamo paura, piangevamo nel letto, venivano la mamma o il papà a raccontarci delle storie e noi eravamo tranquilli, felici, rilassati, ci addormentavamo, ok? Quindi noi consumiamo, apprezziamo le storie e ci fanno star bene da quando siamo piccoli. E quando voi comunicate in pubblico con il vostro cliente attraverso un sito, nei social, nei video, vedete che io racconto sempre la mia storia, no? Ho fatto giardiniere per 10 anni, ho fatto in tutta Italia, perché le storie sono belle, sono il nostro pane quotidiano, è da quando siamo piccoli che mangiamo, che divoriamo storie. Ecco, l'assicurazione di fiducia, conforto, certo. Il cliffhanger è una tecnica narrativa, ok? Sapete che cosa significa cliffhanger in inglese? Vediamo se sapete almeno questo. Capisco che la tecnica narrativa, c'è anche un film, c'è un famosissimo film di Sylvester Stallone e c'è anche proprio un'immagine, un logo del cliffhanger. Ve lo faccio? Non lo so, non ci entro. Cos'è? Cliffhanger, lo scalatore. Cliffhanger, ok? Cliffhanger. E lo scalatore, ok? E che cosa fa lo scalatore?
rimane appeso. Grande Marco Santarelli, buonasera. No, 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 Angler. H-H-N-G-E-R. Anger, cliffhanger. Che cosa fa lo scalatore? Rimane appeso. Che cosa fanno nelle serie, nelle soap opera, in Beautiful? Beautiful, non lo so, a parte non ho visto forse qualche puntata per sbaglio, poi mi stavo per ammazzare dopo che avevano fatto tutte le combinazioni genetiche. Cioè il nonno era andato con la mummia della nonna che ha trovato Anger, sì, Cliff, C-L-I-F-F, cliffhanger. C'è il film di Stallone, perché significa scalatore, lo scalatore rimane appeso, e la tecnica narrativa del cliffhanger è quando interrompono la puntata sul più bello, cioè vi lasciano appesi, ok? Perciò si chiama cliffhanger. No, no, Angler, H-H-A-N-G-E-R, credo sia così, ok? La cosa più bella del nostro lavoro ragionare è quando il cliente lascia le chiavi di casa e tu ci porti le amanti. Insieme a sentirsi dire mi fido di te che sei un professionista pur non conoscendoci, vero? Io mi perdevo tutte le chiavi. No, scherzo. Ce l'avevo tutte mescolate. Mi piaceva più il telecomando. Vuol dire che, insomma, era una casa un po' più... A parte, ora c'erano tutti quanti il telecomando. Quindi, cari giardinieri, cliffhanger, quando rimane appeso, una tecnica narrativa che voi dite, cazzo, cioè, proprio ora è finito e vi invoglia ad andare avanti. Sì, si perdono le chiavi. No, poi dici, no, ma guardi signora, è stato il dipendente che andava in macchina, siccome c'era vento, gli si è aperto lo sportello, quindi non è nemmeno colpa del dipendente, e che c'era vento, gli si è aperto lo sportello e c'erano le sue chiavi sul sedile che sono state risucchiate dalla pressione esterna, come se fosse in aereo. Sì, andava in macchina, ma volava come un aereo. Queste erano le scuse tipiche. Ok? Il cliffhanger è la tecnica narrativa che vi lascia appeso e si usa anche nella scrittura. Si usa anche nella scrittura, anche nelle mail. Tu spesso c'è chi arriva alla fine della mail e ti lascia appeso e ti dice, ah, lo scoprirai nella prossima mail. Sono tutte cose belle, tutte cose che funzionano. Ora vi dico, il dottore Laura... Ah, vedi la schiena? Aia. Mamma mia, devo andare a correre sul morbido, ragazzi. Faccio un attimo una cosa. Signori, vi dico le tre motivazioni. Anche in TV prima della pubblicità. Sì, così non te ne hai. Tre motivazioni. Una, due e tre. Chi non si fosse iscritto... Fausto, tu ti sei iscritto? Tu mi sa, non ti sei iscritto. A parte non mi ricordo tutti e 400. Vediamo se abbiamo superato abbondantemente i 400. Che oggi... Il sabato le persone non hanno voglia nemmeno di iscriversi. Oggi siamo cresciuti poco come iscritti. Vediamo un po'. E poi vi dico le tre motivazioni. Nada, oggi proprio c'è con una lentezza incredibile. Allora, la prima motivazione è che questo che passaparola in estato risolve tutti i problemi del passaparola classico. Ok? Che sono la lentezza, perché non è vero che va veloce, il fatto che quello negativo invece è molto veloce, e se avete solo quel sistema per attrarre clienti, la vostra azienda potrebbe venire distrutta in 6 mesi, ok? Poi non lavorate più. Vi andate lì come amico, quindi sconti, considerazione bassa, quindi siete lo scopafoglie, siete sempre nello stesso giro. Cioè se voi beccate il giro giusto a culo, magari sono tutte persone che spendono e gli piace spendere per il giardino, se anche siete bravi e beccate il giro sfigato, vi capita, gli sfigati sono amici degli sfigati, o i tirchi sono amici dei tirchi, e quindi tutti quanti che non vi vogliono pagare. Poi arrivate a tappo e fatturate, arrivate a 35-40 anni, fatturate quella cifra, per tutta la vita fatturerete quella cifra là. Ok? Quindi problemi terribili.
Passaparola in estate li risolve tutti, ok? L'altra cosa importante, ok? Che vi insegno, ci siete? Ci siete? Delle tecniche per far crescere la vostra azienda senza pubblicità, quindi no pubblicità, e no marketing. Ok? Senza pubblicità, senza marketing. È chiaro che se fate pure pubblicità e marketing insieme a questo, voi avete in mano la bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, ok? Però l'ho fatto per tutti i giardinieri che sono ancora scettici, ok? Ho detto trovo un sistema per farli crescere anche a loro l'azienda e per farli guadagnare di più. Così quando utilizzeranno questo sistema saranno contenti anche loro, poi diranno ok, voglio fare il marketing, ok? Però qui non si fa né pubblicità né marketing con un nuovo modello di passaparola che con il quale voi siete attivi, non siete lì davanti al furgone non brandizzato ovviamente, perché se no, se qualcuno vede il vostro nome è un problema, aspettare che vi chiamino o che il vostro cliente soddisfatto esca la mattina a petto nudo e si tatui sul petto il vostro nome, ok? Questo non succede, tranquilli. Quindi risolve tutti i problemi del passaparola, no pubblicità, no marketing, e signori, qui la cosa che forse vi piace di più è un corso pratico, ok? Pratico, lo guardi una volta, lo applichi e subito hai risultati, risultati subito. Non studio, ok? Ok? Niente. Cioè io vi do proprio delle strategie, ok? Vi dico, dovete fare questo, prendete questo, lo portate là e moltiplicate i vostri clienti, ok? Non è come il corso di marketing che devi guardarlo 3, 4, 5 volte, inizi a capire, poi ci rifletti. No, qui proprio chiaro e diretto. Vai lì, prendi questo, dai questo, fai così, più clienti. Hai tanti clienti, dici non mi serve? Non è vero, perché nel corso è spiegato anche quali sono i problemi che tanti dei clienti che hai ti fanno perdere tempo, e potresti utilizzare quel tempo, a meno che tu non voglia far crescere la tua azienda, potresti utilizzare quel tempo per avere clienti che ti pagano di più, ok? E vi dico un'altra cosa, vi guardo negli occhi, ok? Guarda, mi sto perdendo un sacco di capelli, tra un po' sarò pelato, però per ora c'è ancora il ciuffo. Vi dico una cosa pazzesca, se in mezzo a voi c'è qualcuno che ha un po' di condomini, ok? Se ci sono manutentori, avete un po' di condomini, e se avete dei condomini buoni, questo corso qua vi farà fare pacchi di soldi, ok? Va benissimo anche per chi ha privati. Ecco, Dio Russo, con 70 condomini, con questa roba qua, devi assumere 70 dipendenti, ok? Ecco, anche tu Fausto, venitelo a vedere, perché con questa roba qua, ripeto, e lo sapete che cosa ho fatto? Ho studiato dei sistemi dove voi riuscite a far partire, cioè a far segnalare il vostro nome, ok? Stimolando questa azione, che non aspettando che avvenga, quindi vi darò degli strumenti, ok, seguitemi, che invoglieranno il vostro cliente a segnalare il vostro nome, ok? Sì, così potrai comprare un biotrituratore più grande. Degli strumenti che invoglieranno il vostro cliente soddisfatto a fornire il vostro nome, ma non al suo amico, ok? Non all'amico dove siete amici e via dicendo, no,
in situazioni dove voi avete l'unico pregio del passaparola, che è quello della fiducia, ok? Che quello è impagabile. Quindi voi avete il lato positivo del passaparola classico, cioè la fiducia, ok? E il vantaggio del passaparola innestato. Odio condominio, non li faccio, dice Rafa Esposito. Roberto Massai dice zero, vi lascio tutti. Avete ragione, però ci sono tanti che fanno i condomini. Io pure ho iniziato con i condomini, ne avevo tanti, poi li iniziate a tagliare. Mi sono tenuto solo i migliori, quelli che pagavano in tempo e tutto quanto. Ok, se dovessi ripartire non li prenderei mai, ok, quindi i condomini. Però chi ce l'ha, visto che vi pagano in ritardo, vi pagano dopo 6 mesi, magari dovete anticipare le fatture, un sacco di problemi, la gente si incazza, io vi do il sistema per trasformare tutte quelle sofferenze in dinero. Come on giardinieri, come on, iscrivetevi, mi raccomando, c'è il link alla vostra evoluzione. Ciao.